Bisogna fare molta attenzione anche a fare le cose che noi facciamo, che ci facciamo vedere come doppiamo, perché quella è l'arte, devi fare attenzione a che valore dai. E è un po' falsata perché non è vero che doppiamo in quel modo, cioè è vero che doppiamo in quel modo, però una sala ha tutte altre caratteristiche. Non lo so, Cioè, un insomma, po' ecco. accentuato il far mostrare il doppiaggio dietro le quinte, che deve rimanere sempre un po' un mistero. Secondo me sì, secondo me sì. Secondo voi? Allora, quando io vado a vedere uno spettacolo di Brachetti e rimango, oh, come un bambino incantata, No, non voglio sapere come ma lo che fanno. pensa se lui ti fa vedere dietro le quinte? No, perché non No. ha senso, cioè, se so il trucco di qualcosa, poi non ha senso Eppure, di vederlo. la sua arte in realtà è quella. Far credere ciò che non c'è. Quello che ti arriva è la manifestazione. Però la sua dote è quella là, quella dietro le quinte. Allora io quella dietro le quinte me la devo preservare, secondo me. Perché può essere una cosa che, ecco, può essere quella che insegni quando dirigi. Io quando dirigo insegno tanti trucchi che ho imparato in 40 anni di lavoro e mi piace tramandarli, anche perché non è che sono legge per me. Per me ha funzionato questo, cioè per esempio. Vi faccio un esempio che poi lo dico sempre, per cui pur chi ha lavorato con me lo sa. Cioè, mi sono resa conto che io quando recitavo e piangevo non ero mai vera. Poi durante una litigata vera, in cui io mi misi a piangere, ragionai, non so, ho avuto un momento mi sono vista da fuori, ho detto, oh cacchio, vedi che cosa mi succede quando litigo e piango? Che mi si tappa il naso perché piango. E quindi io respiro con la bocca e respirando con la bocca la voce in qualche modo affonda e va nella pancia. E allora il mio modo di recitare è più vero, cioè io non il mio modo di recitare, la mia voce esce vera perché esce dalla pancia. E allora che cosa faccio io quando mi capita di fare delle scene così? Respiro dalla bocca e basta, faccio come se avessi il naso tappato. E guarda caso diventa più vero il suono. Ecco, queste stupidaggini di trucchetti. Io sono felice di darli anche ad altri, perché non è che penso che se lo faccio io non lo può fare un altro, se lo fa un altro poi lo fa con la sua voce, quindi va benissimo. Diverso. E ecco, e questo è l'aspetto della direzione che mi piace di più, ecco, raccontare queste cose qui. Però quest'arte, secondo me, è appannaggio di chi fa il mio mestiere, quindi è bello viverlo mentre stai lì in sala, succedono delle cose miracolose, appunto, tra direttore, attore, Bello, si crea assistente, quel cioè. feeling, magari. Allora, quella parte è proprio bellissima ed è impagabile. E non, quando vedete i video, non rende quello che sta Non avvenendo, c'è la capito? magia che si crea magari Assolutamente. sul momento, no? Quella magia, perché mi dà proprio l'idea di Esattamente. qualcosa di magico. Quindi è vero. Assolutamente, lo immagino.